calabresiana nostra. La mia cugina! Lo sai che con lei ho fatto due video trucco, che ci sono ancora sul mio canale. L'ho truccata io! Siamo a 6 milioni di follower. Ah sì. Di follower. Allora, siamo a Palmi. Faccio un po' di repeat perché questo è l'inizio del vlog, visto che ieri non ho filmato. Lo so, si sentiva il mare. Si dice palmesi, palmitani. Palmesi in italiano, poi si può dire il dialetto parmisani, però non si può dire. No! Però si dice proprio per scherzare. Un parmigiano, ci ha trovato in trovo. Non so cosa ho detto. Niente, secondo me. Amore, c'è quella! La golden hour. La golden hour. Hello! Il cigno d'oro. Cigno d'oro. Allora, sì, siamo arrivati ieri sera tardi. Si è rotta pure la chiave nella porta del bed and breakfast. Racconta bene, amore. Cioè, siamo arrivati ieri sera e tutto era liscio. Sì. Poi siamo andati a cena dalla famiglia di Elisa. Quando siamo rientrati, io ho preso la chiave, a parte che c'era la luce, con le luci a tempo, cioè non ti dà neanche il tempo di prendere una cosa dalla tasca e si spegne. Ho provato ad aprire una volta, ho provato ad aprire due volte, la terza volta, ma sempre piano, si è spezzata la chiave nella porta del B&B e non siamo riusciti più ad entrare. Abbiamo dovuto chiamare il proprietario. Quindi che fai in questi casi? Io subito ho pensato, vabbè, ci andiamo a dormire da zia. No, vabbè, ci andiamo in un altro hotel. Vabbè, chiamiamo il proprietario. Il proprietario vabbè, bestegnava in tutte le lingue calabresi possibili e immaginabili. E è entrato, all'inizio non è riuscito a fare un cavolo, perché nemmeno noi ci eravamo riusciti. E ha chiamato altri amici calabresi. E gli hanno detto, prova con la lastra, prova col coltello, per esempio, una sfida. Comunque la lastra non è andata, il coltello sì. Praticamente sono diventati degli Arsène Lupin. È riuscito ad aprire la porta con un coltello. Ho fatto questo movimento. No, non insegnare queste cose al web, amore. Ho mostrato come si fa. E quindi alla fine ieri abbiamo scassinato la porta. Oggi invece passeggiatina e poi siamo andati a mangiare da zia. Sì, mamma aveva fatto prate dei dolci, sempre calabriselli, buonissimi. E ora sono le 6 e siamo a Ma. Ci siamo rilassati sulla spiaggia della Tonnara. Stiamo aspettando che un po' si sfogli, perché gremita di gente anche alle 6 del pomeriggio, signori. Tutti si vanno fa. Questa settimana a Bonn, cioè ci mangi da Bonn questa settimana prima che torniamo in guerra. E quindi siamo tutti qua, mezza Italia sta sulla spiaggia della Tonnara di Palmi girato, fatto vedere i costumi moderni che si mettono le calabriselle. Sì, sì. E nulla, noi facciamo un bagnetto tra un po'. Facciamo un bagno, una birretta, toccata cosa mangiare. E vi porteremo con noi in questa vacanza calabrisella. C'è chi sulle barche ha messo la musica, barche dette, però stanno divertendo con la musica. No, non abbiamo una barca, ma abbiamo la felicità. Una barca di soldi. Una barca di sassi. Ma Marco non ce l'aveva la barca, scusa. Sì. Andiamo a cena in un ristorantino romantico e vi voglio far vedere che cosa ho messo oggi. Non vi faccio vedere Marco come si è vestito perché c'è ancora la camicia aperta, quindi non mi sembra il caso. O ti vuoi far inquadrare, amore? No! E noi in disabili. Allora, oggi indosso questo top molto Britney Spears in secondo album, Oops and Did It Again, tutto come paillette.
e un pantaloncino nero con tutta una serie di, come si chiamano questi? Non mi viene il termine. Pelucchi. No, aiuto dal pubblico che non funziona, mica è caldo. Strappi? No, perché sono... Frange. Frange sono queste, invece qua è... cosa all'uncinetto? Come dire, ricami all'uncinetto. Ah, riga. Ce l'ho fatta finalmente. Invece giù ho indosso un paio di zeppe argentate molto simili al top. Un attimo che viro. Wow! Capì? Belle! Dove le comprate queste? Lo sai che non mi ricordo, c'hanno diversi anni. Secondo me almeno una decina d'anni. Le comprai per un matrimonio. No, abbastanza altine. Che bella! Grazie. Quanto mi piace questo fidanzato per farti i complimenti. Momento, adesso a morire di caldo. Il ventaglio obbligatorio. Allora, come accessori, ovviamente c'è il mio anellino, poi ciondolini con cagnolini vari, un ciondolo che a Perla è piaciuto molto alla figlia di mio cugino, c'è divertita, con orecchini, non so se si vede per la luce, forse è meglio che mi giro di qua, sì. Sono un paio di stelline, è un anello argentato, bello grosso, che se qualcuno si avvicina gli posso tirare anche il pugno. Speriamo non si avvicini. Beh. No. Come borsina, il mio zainetto. Lo zainetto è figo. Questo è lo zainetto delle uscite, amore. Comodissimo, che dentro ci mettiamo pure un elefante. No, l'elefante no. È una metafora, amore. Ah, ok, scusa. Ok, questo è tutto per stasera, noi andiamo a cena perché già abbiamo fatto tardi e ci vediamo dopo, facciamo vedere un pochino la cena. Va a finire giù, la tengo in bilico su una... Non è una foto. Ah, lo dice dove 5 minuti per fare la figura del baccalà. A me non piace neanche il baccalà. No, io odio il baccalà. Ma è anche fritto, ti piace? Un pastello? No, per niente. Sono anche un baccalino. Comunque signori, siamo all'Osteria del Vicolo, che è il ristorante più romantico, una bellissima terrazza accanto alla villa comunale, vista mare, peccato che non è la Golden Hour. Alla Golden Hour eravamo al mare. Eravamo la spiaggia della tornata. Siamo indecisi, no, in realtà no, se fare mare o terra. Hanno un bel menù mare, sì. Abbastanza tradizionale. Il menù terra in particolare perché è un piatto che loro chiamano la stroncatura. Stroncatura. Non lo so pronunciare neanche io. Non sappiamo cosa è in realtà, però chiederemo. Assolutamente. Perché ci intriga. Ok, poi vi faremo sapere. Faremo i piatti, faremo qualche foto dei piatti. No, proprio i pezzi di video dei piatti. Sì. Comunque anche in questa vacanza mi sono dimenticata le lentine. Quattro. Quattro tu? A quanto siamo? 4 e 4? Perfetto. Ok. Buonasera. 4 e 4? 24. No, 16. 16, che in la small fenomenale, che cosa è 16? Io sono una persona fine, amore, se mi bloccano il video. Amore, questa è la ciongatura. Ciongatura. Secondo me è buonissima. Ma anche il tuo pesce spada sta cantando. Sì. Lo innaffio. Vuoi assaggiare la mia ciongatura? Assolutamente sì. Io faccio il primo assaggio. Questa pure piacerebbe molto a papà. Forchetta, vai amore.
Com'è il pesce spada? Buono. La pasta è veramente ottima, eh. Qua c'è una trincaggio di vino, bella salata. Sono realici. Ho visto la mia maglietta. Lurida. Sì. Non è successo niente. Ti piace la strongatura. Ok, mangiamo. Buongiorno. Ti faccio vivere un sogno. No, tu stai sognando. Buongiorno. Buongiorno, web people. La raccontiamo? Stamattina ho fatto il mio primo gesto romantico per la mia compagna. C'era una rosa un po' moscia. Aspetta. Aspetta, la voglio inquadrare. Eccola. Ho scambiato la nostra rosa sciagua con una rosa più, a parte che è recisa, no, mi pare che i più recisi ordiniamo, sì. Oggi è in programma in un posto fantastico. Si è svegliato Omar. Amo! Vieni a riprendere questa cosa eccezionale, Omar, non ce la possiamo perdere. Una cosa fantastica, andremo dalla spiaggia della Tonnara, dove c'è, non so perché si chiama lo scoglio dell'Uliveto. Dell'Olivella, Olivella. Dell'Olivella, però c'è un olivo secco, abbiamo fatto vedere ieri. Ah, sullo scoglio? Alla punta proprio. Non l'hai notato? Una cosa religiosa. Ma come religiosa? È un olivo. Comunque dalla spiaggia della Tonnara partiremo per Scilla. Prende un caffè, qualcosa. Qua offrono tutti a tutti. Questa è una cosa, i calabresi sono così, sono spettacciosi, sono generosi, soprattutto con gli amici. Ieri c'è stata una sfida a chi doveva offrire. Tra Marco e Marco. Ci tengono, no, vabbè, ma sta cosa già la conoscevo perché sono stato 2 anni. La raccontiamo? No, è stata carina. Vabbè, dopo cena ci siamo visti con mio cugino e la sua compagnia, giusto? Sì. Quando siamo arrivati, ha detto Marco mio cugino, che cosa vuoi, cosa non vuoi? Alla cassa ha lanciato l'altro Marco e ha pagato. Questa è un'offesa mortale. Io per offrirgli qualcosa che aveva detto sempre di no, io gli ho portato, diciamo, un rum pregiato. A un Mauro. Se l'hai dovuto forza bene. E gli piacciono, è come la cugina. E quindi ora è aperta la sfida, andrà avanti. Stasera non so, stasera peggio perché devo offrire le pizze a tutti, quindi devo portare, anzi no, ci fermiamo a vedere, prendiamo una bottiglia particolare, una Ferrari che in frigo posso bere dopo la pizza, posso stampare. Non so quante persone siamo, prendiamo una bottiglia amaro. Anche, beh, buona idea. Facile. Andiamo, scendiamo alla Conad e vediamo che cosa. Buona idea. Abbiamo chiacchierato anche abbastanza. Vabbè, poi c'è il secondo bagno del cielo e quindi andremo a Scilla, lo facciamo il video a Scilla. Assolutamente sì, amore. Soprattutto di andare alla Chianalea, di restare pure un po' la sera perché è romantico, noi le cose romantiche ci piacciono. Così sono le cose rumorose, poi stiamo programmando di andare a Reggio a vedere i bronzi. Di sì, ci hanno consigliato di fare una bella passeggiata sul lungomare di Reggio che non merita. Non ci otterremo il consiglio. Io sono stato a Reggio, molto carina. Si è svegliato, stava dormendo. La mia performance dolcissimo, va bene. È un gatto. Il pappagallo devo. Allora, la prossima volta che siamo a te devo riuscire a beccare.
Il pappagallo di mio cugino parla. Devo fare un vlog del pappagallo. Solo il pappagallo. Vabbè. Chiudo e ci vediamo a mare. Buona colazione.